Ok ragazzi, nuovo video, oggi vedremo quali e quanti carboidrati. Parliamo di carboidrati, video interamente dedicato a loro, cerchiamo di capire come muoverci, quali scegliere, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, partiamo dal presupposto che i carboidrati sono probabilmente la fonte più importante in assoluto nel bodybuilding, per due ragioni diverse. La prima è che sono il substrato energetico principale che viene utilizzato in attività anaerobiche. Questo perché sostanzialmente sono utilizzabili anche in assenza di ossigeno. Il sistema energetico anaerobico è un sistema che non funziona con l'ossigeno, quindi non possiamo semplicemente utilizzare i grassi, per cui sono la nostra benzina oro principale di riferimento per quello che facciamo in sala. Però, d'altro canto, e questo è molto più importante, sono anche un'arma molto insidiosa perché sono potenzialmente molto pericolosi. Uno dei fattori in assoluto principali che determina quelli che sono i vostri risultati, le vostre potenzialità di crescita, è la capacità del vostro organismo e vostra in generale, in base alle scelte che fate, di mantenere una buona sensibilità insulinica nel corso del vostro mesociclo, della vostra carriera in generale. Ossia, migliore è la vostra sensibilità insulinica, più state in una situazione in cui quel che fate va in porto, vi permette di costruire più massa muscolare, vi permette di non ingrassare troppo, e di questo abbiamo parlato in tantissimi video, sia qua su YouTube che su Rhino Nation. Se non la conoscete, è attualmente la piattaforma più importante del fitness in Italia, abbiamo quasi 1000 membri ormai, e insomma dateci un occhio, c'è qua sotto il link in descrizione, ci sono tantissimi video inediti, i nostri log su quello che facciamo a livello di alimentazione, integrazione, allenamento mio, di Giorgia, di tutti i nostri atleti, professionisti o amatori. Insomma, troverete tantissimi spunti là. Chi mi conosce già conosce Rhino Nation, quindi inutile continuare. Quindi, sensibilità insulinica è il principale fattore. I carboidrati impattano tantissimo, questo in parallelo a un surplus, ossia un eccesso di carboidrati con un conseguente surplus energetico, in qualche modo spropositato, è quello che poi ci porta a inficiare la sensibilità insulinica e rallenta tutti i risultati. Quindi sono, dal mio punto di vista, ma come ingrediente il più importante, perché saperli gestire, sia in termini di qualità che di quantità, è la chiave per avere i migliori risultati. La chiave, sempre in secondo piano a quello che è l'allenamento, e questa è una cosa che non mi stancherò mai di dire, quindi ci tengo a precisare, però comunque ci dà un bel boost. Allora, quali e quanti? Io parto sempre dal quali, perché la qualità nell'alimentazione viene sempre prima della quantità, soprattutto se siamo sportivi. Quindi cerchiamo di capire quali scegliere. Allora, il primo input che vi do è quello di basarvi sulla vostra digestione, la vostra capacità di digerire, assimilare carboidrati che non vi diano fastidio. Quindi digerite benissimo il couscous, usate il couscous, digerite benissimo la pasta, usate la pasta, digerite in maniera fantastica, sublime, le patate, wow, sfondatevi di patate, il bulgur, la quinoa, il riso, banalmente siete scontati, io sono scontato, io adoro il riso, col riso vado a nozze, utilizzo principalmente il riso, infatti nelle mie storie su Instagram la gente mi dice: ma perché utilizzi sempre il riso post-workout, si deve fare una magia speciale, si deve fare solo questo, bro, gli dico: no, semplicemente io sono scontato, ragazzi, mi dispiace, sono scontato, io digerisco divinamente il riso. Quindi il riso effettivamente può essere la vostra scelta, quindi basarvi su quelli che sono i vostri feedback, la vostra digestione è il primo fattore, perché quello che io assolutamente non potrò mai sapere di voi, ma neanche voi potete sapere in maniera diretta, è quello che è il vostro microbiota intestinale in questo momento, quindi la vostra capacità di assimilare la potete avere soltanto con dei feedback, provate e vedete, ed è il fattore principale in assoluto al di là di qualsiasi calcolo. Quindi quello che digerite bene, utilizzatelo, quello che digerite male, che vi porta di stress, che vi dà fastidio, evitatelo. Semplice, semplice, semplice. In realtà potremmo anche fermarci qua, però vi do qualche altra tips. Allora, secondo discorso, nel bodybuilding c'è sempre un lavoro di, diciamo, esaurimento e sovracompensazione di quello che è il glicogeno muscolare, ossia lo storage di glicogeno all'interno del tessuto muscolare, del muscolo. Perché in allenamento lo esauriamo e poi andiamo a sovracompensarlo. Ora, questo glicogeno viene sostanzialmente utilizzato dal glucosio che viene messo nel sangue, che entra tramite dei trasportatori che sono i GLUT4, e quello che ci interessa è che in realtà quello che a livello alimentare va a ripristinare il nostro storage sono il glucosio e i suoi polimeri, quindi non il fruttosio, che in realtà viene captato a livello dai GLUT5, quindi a livello epatico, e ha una via metabolica per il grasso molto più breve. Però ho già parlato del fruttosio e non voglio entrare nel dettaglio, però quello che posso dirvi è: cercate sempre di orientarvi, di shiftare verso il glucosio e i suoi polimeri e di ridurre l'input di fruttosio in generale, quindi poca frutta, verdura
è poco densa a livello calorico, quindi possiamo anche, tra virgolette, abbondare sempre considerando il quantitativo di fibre, magari evitate il miele, non abbondate, non dico di eliminare il tutto, perché sono poi alimenti straordinari che hanno un sacco di microelementi, però comunque cercate di limitare. Altro consiglio riguarda il quantitativo delle fibre. Ora, voi dovreste stare all'interno della giornata in un range di fibre che va dai 30 ai 35 grammi al giorno, ed è molto importante perché se da un lato una carenza di fibre porta una serie di fattori, stitichezza, stress gastrointestinale, dall'altro un eccesso di fibre porta altrettanto problemi di stress sempre a livello gastrointestinale. Quindi, in base a come siete, a quanti carboidrati state mangiando, e su questo arriveremo successivamente, cercate di capire esattamente come orientarvi da un punto di vista delle fibre. Quindi, se mangiate pochi carboidrati, magari scegliere delle fonti integrali che sono anche molto ricche di microelementi, micronutrienti, può essere una buona mossa. Però se state molto alti di carboidrati e avete piacere di mangiare delle verdure, scegliere delle fonti raffinate, come può essere una pasta raffinata, una quinoa, un quinoa più raramente, però un riso raffinato, eccetera, può essere sicuramente un'altrettanta valida opzione. Ecco, mi viene il termine, opzione, un'altrettanto valida opzione. Quindi questo può essere un'amenità per chi è un po' più addetto ai lavori di nutrizione, però purtroppo la nutrizione sportiva segue delle regole un po' diverse che devono anche far fronte a quella che è un'ottimizzazione della performance. Quindi se io sto mangiando 700 grammi di carboidrati al giorno, sicuramente se li faccio di pasta integrale crea un casino a livello gastrointestinale, non è esattamente l'ideale. Se sono invece una persona sedentaria che mangia quei 250-300 grammi di carboidrati al giorno, magari un po' mi muovo, allora sicuramente sceglierli da fonti integrali è un'ottima soluzione, anzi incentivo assolutamente questo. Ora, detto questo, posto che la qualità dei carboidrati sia azzeccata, che siamo quindi ci rendiamo conto di quello che mangiamo, assorbiamo tutto in maniera perfetta, il problema sta nel capire quanti, perché di nuovo è un'arma a doppio taglio l'utilizzo dei carboidrati ed è super spinosa, è un passo a inficiare la sensibilità insulinica, ragazzi, quindi dovete assolutamente essere in grado di orientarvi. Se da un lato troppi pochi carboidrati diminuiranno le vostre potenzialità di performance e andranno a ridurre gli adattamenti ipertrofici, soprattutto in fase di bulk, dall'altro un eccesso spropositato può portare molti molti danni da questo punto di vista. Quindi quello che vi posso dire è che il livello di carboidrati che dovreste saper gestire, adesso arriveremo tra un attimo su cosa vuol dire, è quello di 5 grammi per chilo di peso corporeo per un uomo e 4 grammi per chilo di peso corporeo per una donna. Quindi, per esempio, un uomo che pesa 80 kg dovrebbe mangiare e saper gestire almeno 400 grammi di carboidrati, una ragazza che pesa magari 50 kg dovrebbe saper gestire almeno 200 grammi di carboidrati. Cosa vuol dire questo? Vuol dire riuscire a maneggiare quella quota di carboidrati in una situazione di normo alimentazione, quindi con una CG ratio, e poi arriveremo a capire qualcosa, ma ho già parlato molto della CG ratio, un rapporto carboidrati-grassi che sia ottimale, quindi senza abbattere i grassi bassissimi, un apporto proteico sensato che sia di 1,5-2 grammi per chilo di peso corporeo. In questa situazione dovremmo avere quei 5-4 grammi per chilo di peso corporeo di carboidrati. Dovremmo saperli gestire senza ingrassare, ottimizzandoli, sfruttandoli al meglio in allenamento. Se così non è, vuol dire che dovete fare tutto un processo di reset metabolico di cui ho parlato di nuovo in un altro video su questo canale, quindi vi invito ad andarlo a vedere. Soprattutto per le donne è una situazione molto molto comune che io e Giorgia ci siamo trovati ad affrontare molto molto spesso. Ragazze che magari mangiavano molti pochi carboidrati perché i precedenti preparatori gli dicevano di far così, perché hanno letto su internet che andava fatto così, che andavano limitati, eccetera, e si trovano a non riuscire a gestire una quota che dovrebbe essere gestibile da chi si allena, da un atleta, e in questo caso va fatto tutto un percorso di reset metabolico. Molti dei nostri programmi, ERA per esempio, il programma dedicato alle ragazze, si basa proprio su questo e può essere utilizzato molto bene in un contesto di reset metabolico, e per approfondire il tema vi invito a guardare i nostri programmi sul link qua sotto. Detto questo, per quanto riguarda la quantità, logicamente in fase di bulk dovremo spingerci gradualmente, quindi posto che riusciamo a gestire perfettamente queste quote di carboidrati, in fase di bulk possiamo arrivare verosimilmente fino ai 7-8 grammi per chilo di peso corporeo. Quindi una persona che pesa, un ragazzo che pesa 80 kg potrebbe arrivare benissimo a 640, anche 700 grammi di carboidrati. Una ragazza che pesa 50 kg potrebbe arrivare benissimo a 400, anche un filo di più, grammi di carboidrati da gestire, ovviamente aumentandoli gradualmente durante tutta una fase di bulk e costruzione muscolare. Io parto dal presupposto che vi alleniate bene, ok ragazzi, questo è super importante, chi mi conosce già sa quanto tengo a questo aspetto. E sul bene, sulla definizione di bene, potremmo fare un altro video dedicato. Ora,
Detto questo, in fase di definizione risulterà abbastanza logico scendere, e qua sinceramente non voglio darvi dei canoni, perché quando si parla di preparazione di gara, noi abbiamo molti ragazzi che abbiamo portato in gara a 300 grammi di carboidrati, altrettanti che abbiamo portato anche magari alle selezioni sui 50 grammi di carboidrati soltanto, e poi da là abbiamo fatto tutta una fase di reverse in cui siamo saliti a livello calorico per esempio gli italiani, per l'universo, e ci siamo tolti belle soddisfazioni perché i ragazzi si erano riempiti, i giudici hanno visto la differenza, che erano vuoti alle selezioni, si sono selezionati, quelli italiani erano riempiti, veramente tutti gonfi, pieni, però con la BF era rimasta quella, e logicamente questo ci ha portato a vincere diversi titoli. Però in generale non voglio darvi delle stime, perché si può arrivare anche a scendere tanto, e questa è la verità per quanto riguarda questo sport. Però logicamente, se non avete ambizioni di gareggiare, io vi sconsiglio di arrivare a BF, ossia livelli di massa grassa che siano troppo estremi. Ok, questo è assolutamente sconsigliato. Quindi niente ragazzi, questo è tutto per quanto riguarda i carboidrati. Vi invito a scrivere qua sotto tutte le vostre riflessioni, le vostre esperienze in merito, così instauriamo il nostro solito confronto. E ci ho detto, vi rimando al prossimo video.